Oggi amici purtroppo si conclude il fantastico road trip tutto americano di quest'estate, durato tantissimo, mamma mia sarò ingrassato di 15 kg, andiamo a visitare un po' di posticini storicamente rilevanti, culinariamente rilevanti, tanti chilometri fino ad arrivare alla grande mela, quella vera stavolta, non quella che vi ho fatto vedere in Canada. Quindi mettetevi comodi, guardatevi il video fino alla fine, l'avventura sta per cominciare. Prima però volevo chiedervi, sapevate che esiste un'app che vi fa risparmiare quando fate shopping online? Sto parlando di Letyshops, sponsor del video di oggi, app di cashback che vi permette di rintascarvi un pochino dei soldi che spendete quando fate acquisti su internet, praticamente in tutte le categorie: tecnologia, moda, anche viaggi. Sono più di 2500 gli store convenzionati, guardate quanti ce ne sono. C'è anche la sezione dedicata a voli, hotel, treni. Il servizio ovviamente è tutto gratuito, vi basta prima attivare il cashback per quello store, poi fate l'acquisto normalmente e aspettate che il cashback vi venga riaccreditato, non sotto forma di buono o robe strane. Potete anche mettervelo sul conto o su PayPal. Vi lascio qui sotto il link per scaricare l'app, che è gratis, e anche l'estensione del browser, che è gratis pure quella. Non vi costa assolutamente nulla, anzi vi fa risparmiare. Compra di qui, compra di là, ti salta fuori una bella cenetta. O anche un biglietto del treno o dell'aereo per la vostra prossima avventura. Grazie Letyshops, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Possiamo procedere con il video. Amici, buongiorno, siamo ancora in Massachusetts, uno stato ricco di storia, ricco di luoghi importanti per la storia americana, come quello che vedete alle mie spalle. Questa è l'insegna del ristorante che ha inventato il chocolate chip cookie, il biscotto con le gocce di cioccolato. Quello sull'insegna potrebbe essere Paul Revere, d'altronde siamo nella culla della storia americana. Comunque c'è solamente l'insegna del ristorante, il ristorante non c'è più perché è bruciato. Però c'è questa immagine sulla targa davanti. Nel frattempo c'è il tipico inseguimento all'americana. E niente, questo è quello che rimane del Toll House Restaurant. Prima tappa di oggi, possiamo iniziare la nostra fantastica giornata in New England. Siamo arrivati in quel di Plymouth, ho pagato il parcheggio, qui al tipico parcheggio all'americana, recupero lo zaino e vi porto a vedere un posto veramente interessante per la storia americana. Interessante eppure importantissimo, sto parlando della Plymouth Rock che è custodita all'interno di questo colonnato. Noi adesso ci troviamo all'interno del Pilgrim Memorial State Park e quello era un ranger che stava spiegando la storia della Plymouth Rock, che è molto interessante perché insomma avete visto la data, 1620, arrivano i padri pellegrini a bordo della Mayflower proveniente dall'Inghilterra e approdano in teoria qui dove c'è la roccia. Poi non si sa se sono arrivati veramente dove c'è la roccia, la guida diceva all'incirca 100 yard da qui, ho letto che molti pensano siano arrivati a Cape Cod, però di base la cosa bella è che la storia dei primi insediamenti americani inizia da qua, da dove ci troviamo noi, e qui davanti c'è una replica della Mayflower, la nave originale. Questa è la Mayflower 2. Il signore alla biglietteria mi ha detto di scendere al floating dock perché da qua si riesce a vedere una visuale pazzesca sulla Mayflower 2. Siamo entrati in questo negozietto e ho trovato una roba che non avevo mai visto prima da nessun'altra parte. Questo è un classico distributore di caramelle, è un distributore di M&M's, non ho capito, nel senso metti la moneta e ti esce un singolo M&M's o una manciata di M&M's, boh, non so da quanto tempo siano lì dentro. Dopo una breve passeggiata nella zona siamo risaliti in auto per continuare il nostro road trip e ad un certo punto abbiamo attraversato il 42esimo parallelo a nord dell'equatore, che taglia anche l'Italia, anzi taglia proprio il Molise all'altezza di Termoli. Lo sapevate? Continua ragazzi il nostro on the road, c'è ancora molta strada da fare, domani dobbiamo essere a New York, quindi stiamo proseguendo in direzione sud lungo la costa, adesso andiamo verso ovest. Quello dietro di me è un bottiglione di latte gigante e non ho altro da aggiungere. Stiamo visitando veramente delle bellissime zone, adesso siamo a Newport. Ah, e siamo entrati in Rhode Island tra l'altro. E Rhode Island è lo stato in cui si trova Quahog, la città fittizia dei Griffin. Ed eccoci arrivati sulle rive del Mystic River, perché siamo a Mystic in Connecticut. Abbiamo lasciato Rhode Island senza nemmeno rendercene conto. C'è un sole che mi spacca le retine. Fa veramente tanto caldo poi oggi. Siamo venuti a Mystic perché ne ho tanto sentito parlare, si tratta di uno degli insediamenti più antichi d'America perché risale al 1654, però è anche luogo in cui si trova Mystic Pizza e quindi siamo venuti a mangiarci una fetta di pizza da Mystic Pizza. Abbiamo preso una fetta di peperoni fantastica con anche una fetta di pizza che si chiama Confused Cowboy, non mi ricordo cosa c'è sopra ma sono sicuro ci sia formaggio, origano, bacon, salsa barbecue, ananas e forse anche del barbecue chicken. Assaggiamo?
Mamma mia, guarda qua. Mi sto pentendo di averne presa solo una, è veramente spettacolare. Chiaramente pizza americana, però a slice of heaven capisco cosa intendono, perché è pazzesca veramente. È veramente una fetta di paradiso. Mamma mia, micidiale, perfetta in tutto. Non è troppo unta, non è troppo carica. La pasta, ho perso un pezzo di ananas, la pasta è strabuona. Penso possa tranquillamente essere la pizza migliore che ho assaggiato negli Stati Uniti. Voto eccellente. Pizza fantastica, meravigliosa. Tra l'altro dentro al locale ho visto delle fotografie di Julia Roberts, che aveva una maglietta con scritto Mystic Pizza, perché a quanto pare c'è un film che si chiama Mystic Pizza con Julia Roberts, che è ambientato a Mystic in Connecticut, probabilmente in quella pizzeria. Fantastico aperitivino. Tra l'altro noi abbiamo trovato un parcheggio in teoria gratuito dall'altra parte del fiume, ma vedete tutta questa coda? È perché è alzato il ponte elevatoio. Quanto è bello questo pick up. Ah, si sta già abbassando, che figata. Guardate i contrappesi che salgono per far abbassare il ponte. Comunque questo New England sta veramente soddisfando tutte le mie aspettative. È un posto fighissimo. Il Connecticut, ma come anche gli altri stati che abbiamo visto. Comunque buona ma costosetta, perché due fette di pizza abbondanti ci stavano. 10 euro con la mancia. Da noi 10 euro vai anche in pizzeria. Però io avrei voglia di mangiare ancora qualcosina, magari sul mare. Ho trovato un posticino niente male qui sul mare, a 10 minuti dal centro di Mystic, che si chiama Abbots. Potrebbe essere il posto perfetto per mangiare per la prima volta il clam chowder, un altro piatto super tipico del New England che devi provare per forza. Preso tutto siamo all'ordine 66. Sto avendo i flashback della grande purga Jedi. Sono stati veramente velocissimi a prepararci da mangiare. Beccati che vassoione. Mi ha fatto molto ridere la tipa che ti dice: vai ad aspettare al long red counter. Fai il giro e c'è scritto: this is the long red counter. Comunque questo è il mio bel vassoione. Sono stati molto veloci a servirmi. Anna, sa di piscina pure questa. E anche il mio tè sa di piscina. Ah, sa di caneva di Inzago. Comunque ho preso clam chowder, che è questa sbugba bianca, con questo piatto di shrimp in the roe, che non so cosa sia, forse è questa salsa che adesso andrò a provare. Il clam chowder è quello che mi incuriosisce di più perché non l'ho mai assaggiato. L'ho trovato solamente in scatola, però non l'ho provato. Volevo assaggiarlo in New England. Ti danno anche questi oyster crackers confezionati, che presumo si debbano mettere nella zuppa. È tutto dentro roba usa e getta. Madonna, ha un sapore decisamente più forte di quanto il suo aspetto delicato possa far sembrare. Sa mega tanto di clams, è proprio molluscoso. Mi ha chiesto se volevo quello clear, quindi tipo brodo, oppure quello creamy, quindi questo. Devo dire che mi piace veramente tanto, anche se in realtà ho paura che sia 50% burro. Ci butto dentro anche questi oyster crackers, forse non dovevo metterli tutti. Ci sta. Piscina comunale. Andiamo a assaggiare i gamberoni, bellissimi, così da soli. Nel complesso sono buoni, ma in generale sembrano un po' da esposizione. Cioè sembrano tipo dei gamberi plastificati da esposizione, tipo quelli che trovi davanti ai ristoranti giapponesi. Cioè in Giappone, nelle vetrine, ti espongono il cibo, però finto, di plastica. Ti sembra di mangiare quello, però in realtà non sono male. Voglio provarli con questa bella salsina. Un altro mondo. A sto punto mi mangio solo la salsa. Buoni però. In totale quanto ho speso? Tipo? $23. $23. $23 per mangiare qua sul mare, roba tipica. Ci sta. C'è da dire però che sono dei gamberi veramente muscolosi. Questi sono gamberi che hanno l'abbonamento in palestra, sono veramente belli piazzati. Io li puccio per bene, guarda qua. Quando grondano di salsa. Oh, madonna. Strabuoni. Limone. Costosetti per essere così pochi. Se prendevi la versione senza la salsa te ne davano tipo il doppio. Però nel complesso ci sta. Anche questa bella zuppetta alla quale ho aggiunto troppi crostini. 68, anche qua comunque c'erano un paio di famiglie che avevano ordinato la Big New England Feast, si chiama. Ed è un vassoio grosso così, pieno di aragosta, di tutto. Probabilmente ci spendi €200. Questo tè sa di quando impari a nuotare. Non ci resta che beccare un bellissimo sunset lover per chiudere in bellezza la serata. Ragazzi, qua servono le infradito.
Ma vi dirò di più, mi sa che mi metto anche il costume, perché da quando sono qua non mi sono ancora fatto un bagno nell'oceano. Ho trovato una spiaggia che si affaccia verso ovest, dalla quale forse riusciremo a vedere un tramonto sul mare. Le vacanze dei veri americani che vanno al mare in Connecticut. Direi che questa serata, anzi tutta la giornata, è stata abbastanza un successo. Adesso vado a farmi un tuffo, tramonto in Connecticut, tosse del tipo dietro. Freddolina, ma ci sta, porca vacca che fredda. Ah, però che colori, che acqua, che mare, ragazzi, un vero paradiso, anche meglio della fetta di pizza di prima. Questo tramonto non finisce più comunque. Hamonasset Beach si chiama questo posto e dovrebbe essere uno state park. Comunque all'ingresso c'era scritto $15 pagamento per il parcheggio, però oggi free entry, ci è andata veramente bene. Comunque sono quasi 3 settimane che dormo ogni sera in un posto diverso. Sono carico come un cammello. Sa un po' di cantina, però per il resto sembra pulita. Ma passiamo direttamente alla mattina successiva. Colazione con un po' di apple butter comprato dagli Amish, un salto da Goodwill. Ho dovuto resistere alla tentazione di comprarmi un hula hoop. E prima di riconsegnare l'auto, un po' di supermercati americani, che ci sta sempre. Supermercato che vende roba insolita, sembra un posto tipico del Nick. Prima roba strana che abbiamo visto, la panna al cocco. Mio Dio, ti prego no, perché l'avete inventato? Questo qui invece l'ho mangiato in Perù, è il mais gigante peruviano. Questo qui invece è un salsicciotto di polenta precotta, peperoni pizza mac and cheese, lobster ravioli, ravioli ricotta e limone. Guarda questo invece, chili, pineapple, kettle, popcorn. Popcorn, ananas piccante. Spettacolo. Se mi trasferissi negli Stati Uniti probabilmente verrei a fare la spesa qua. Mi piace come ti vendano il bacon precotto, che non avevo mai visto, made in USA, però hanno avuto bisogno di specificare che è 100% real bacon. Il latte di capra in polvere. Raga, questo qua è assurdo, è panko, quindi praticamente il grattugiato per impanare le cose, però è fatto di maiale, cioè... Ci sono le salse mixate tipo la Buffa Ranch, che è buffalo e salsa ranch, poi cat chili, mayo must, oniracha, crunch. Questa non l'avevo mai vista, i condimenti per popcorn, più tutte le varietà di popcorn da fare a casa, possibili e immaginabili. Salute. Poi, visto che era di strada, è impossibile non fermarsi a mangiare un po' di cibo spazzatura di primissima qualità da Shake Shack. Ovviamente, ragazzi, ho preso lo Shroom Burger, che secondo me è il più buono ed è anche vegetariano. Sono veramente felice che non ci sia Shake Shack vicino a casa mia, altrimenti mi nutrirei solamente di questo. Guardate come sdrippola questo formaggio. Ehi, buongiorno amici del colesterolo. 26 iollaroni ben spesi. Non avevo ancora mangiato uno Shroom Burger da Shake Shack durante questo viaggio, raga, ma mi sa che sta venendo su un bel temporalazzo. Shake Shack buonissimo, l'acqua non sa di cloro e il loro tè è fantastico, però 26 euro per due panini e una roba di patatine e una bibita. Questo viaggio negli Stati Uniti è sempre più costoso e non siamo nemmeno a New York City. A questo punto ci raggiunge la tempesta perfetta. Non si vede niente. Dal cielo viene giù l'ira di Dio, le strade si allagano completamente, il traffico si congestiona, ma per fortuna noi dobbiamo riconsegnare l'auto e andare a New York. Macchina consegnata. Trifty, mai più. Sì, diciamo che ci hanno mezzo truffato e trattato non benissimo. Però vabbè, pensiamo a prendere tutte le navette, i treni, le metro possibili per arrivare finalmente nella Grande Mela. La tappa finale del nostro viaggio, andiamo subito a mettere giù i bagagli, così possiamo camminare più agili e girarci tutta la città rigorosamente a piedi. Siamo arrivati, questa è la nostra microscopica stanza, pagata fior fior di quattrini, però almeno siamo in centro, siamo in un'ottima posizione, dato che saremo qui soltanto 2 giornate a New York prima di ritornare in Italia. Cos'è, tipo 8 metri quadrati? Però c'è tutto quello che ci serve, compresa la cucina, che non ci serve. Il bagno è carino, ma soprattutto è tutto pulito, più pulito di me, sono in un bagno di sudore, fa caldissimo. A fine luglio a New York si sguarascia di caldo. Volevo assaggiare il jerky che ho comprato prima. Madonna, io il bufalo l'ho mangiato solamente in Montana. Mmm, è stra buono. Questo è un gran jerky.
cenetta a orari da jet lag in un cinese a caso che abbiamo trovato vicino al Flatiron Building. Un ramen con gli udon, 3 gyoza, $27 a Colteino. Ecco, questo è un posto che l'altra volta che sono venuto a New York non ho potuto vedere, ragazzi. Il quartier generale dei Ghostbusters, che spettacolo! Caldo esagerato, sono quasi le 11 di sera, ma la porcata pre-nanna ci voleva. Una fetta di dollar pizza che non costa un dollaro, perché quella che costa un dollaro è solo la cheese. Io ho preso la barbecue chicken perché mi voglio male. Non credo che riuscirei a mangiarne più di una fetta, ma meglio così. È tutto meno che una pizza, ma non è male. Pizza con vista Empire State Building. Come fa a non essere buona? È una pizza da passeggio. Dedicare un momento al memoriale dell'attacco alle Torri Gemelle era d'obbligo, però vi consiglio tantissimo anche il museo dell'11 settembre, che è molto molto interessante. Poi abbiamo notato che nella zona c'era una specie di festival dello street food. Abbiamo appena finito il giro del museo del memoriale dell'11 settembre, siamo qui al World Trade Center ed è pieno di street food. C'erano anche gli arrosticini, gli arancini o arancine. Noi abbiamo scelto dei bao, 6 bao con l'acqua sui $18 mancia compresa. Sono belli cicciotti, non sono affatto male. Non c'erano salse però. Questo qui con dentro il maiale è quello più buono, anche perché sotto è tutto bello scroccantello, scottarellato. Mini churros, gusto dulce de leche, allo stand del Brasile, altri $18, molto buoni però. Ho trovato sulle mappe questo museo che non vedo l'ora di visitare. A quanto pare dovrebbe essere anche gratuito. Free admission. Prima ho visto tipo un monumento con un bassorilievo che ritraeva una scena in cui un olandese comprava dai nativi americani l'isola di Manhattan. E ho pensato, sarebbe fighissimo un museo sui nativi americani. Museo imperdibile se volete saperne di più sulla storia di New York, prima che diventasse New York. Era New Amsterdam all'inizio, ma prima ancora c'erano i nativi americani, dai quali si dice che l'isola sia stata, tra virgolette, comprata. Il museo affronta proprio questa tematica. Non ci sarebbero infatti testimonianze al 100% affidabili riguardanti l'evento. E considerata l'enorme barriera culturale e linguistica tra i due popoli alieni fra loro, gli olandesi potrebbero aver interpretato come un acquisto quello che i nativi consideravano un dono in cambio del permesso di condividere la terra, che in fin dei conti era casa loro. Casa che in tutto il continente americano è stata portata via nel corso dei decenni successivi, ed è bene ricordarlo. Veramente un bellissimo museo, specialmente se pensate che è gratuito. Questa qui che vedete davanti a me è la coda per fare la foto con le pelote del toro di Wall Street. Però non posso lasciare New York senza essere andato a mangiare in un posticino molto speciale, il mio ristorante preferito, e non sto parlando di Ciran. Voglio andare da Katz Delicatessen. Prendiamo la metro direzione nord e scendiamo a Delancey Street. 5 minuti a piedi ed eccoci arrivati. Speriamo non ci sia tanta coda a quest'ora. Come funziona quando entri da Katz Delicatessen? Prima cosa ti danno un bigliettino. Questo bigliettino non lo devi perdere per nessuna ragione al mondo, è più importante del tuo primogenito. Dopo aver fatto la fila al counter, lo devi consegnare allo zio che poi ti andrà a fare il panino. Ma non prima di avergli dato una bella mancia. Hanno questi secchielli pieni di banconote. Infilaci qualcosina anche tu, altrimenti ti daranno un panino con meno carne e i cetriolini più brutti. Ci è andata molto bene che non abbiamo trovato tanta coda, avrò aspettato massimo 20 minuti. Ma che roba? È veramente la fine del mondo. Una volta finito di goderti la tua occlusione arteriosa sotto forma di sandwich, puoi andare a pagare alla cassa prima di uscire e lì devi consegnare il tuo bigliettino, sul quale avranno segnato tutto ciò che hai preso. Diventato famoso per Harry ti presento Sally è una mezza trappola per turisti, però raga, il panino è troppo buono. Quindi se andate a New York non fatevelo scappare. E comunque mi sono dimenticato di dirvi che questo ristorante è attivo dal 1888 ed è aperto 24 ore su 24. Alla fine abbiamo speso per un panino, per un pastrami sandwich che si può tranquillamente dividere in due persone, perché è una mostruosità, $29. Portatevi un po' di banconote anche per lasciare la mancia, perché ovviamente è esclusa.
Finalmente posso dire anch'io di aver fatto un salto al negozio di Amazon Go. Sarebbe quello in cui entri. Nel mio caso, invece che utilizzare l'app, ho inserito la carta di credito e poi tutta questa serie di telecamere posizionate sul soffitto ti filma, monitora ogni tuo movimento e vede cosa stai comprando. Io ho preso da bere e costava stranamente poco col refill, $1.29 anche il beverone grande. E ho preso il teino senza zucchero, super buono tra l'altro. Tra poco saliamo su un grattacielo per vedere il tramonto, però i biglietti per l'orario del tramonto erano finiti, quindi una volta in cima il sole sarà già calato. Però adesso ha anche piovuto, quindi c'è pure brutto tempo, mi sa che ci va male stasera. Abbiamo parlato con il tipo dell'ingresso, anche se i nostri biglietti sono per le 8.30, ci fa salire alle 8.15, così dovremmo riuscire a beccare il momento in cui il sole tramonta, si spera. Che mi sono ricordato di aver fatto i biglietti anche per l'ascensore panoramico. Nonostante la gente, nonostante le file, nonostante il casino e le ditate sui vetri, esperienza incredibile, bellissimo, mi è proprio piaciuto. Alla nostra serata manca solamente un girettino per Times Square e direi che possiamo tornarcene sereni in Italia. Ogni volta mi sembra la scena quella di Capitan America che si ritrova nel futuro, no? Per quanto possa essere il posto meno da newyorkesi, Times Square è sempre una figata, degna conclusione di questo viaggio, molto meglio di quel ristorante cinese tremendo in cui ci siamo infilati il giorno dopo a spendere un sacco per mangiare mega male. Che palle, meglio in Paolo Sarpi, va, torniamocene in Italia. Dopo quasi un mese negli States, volo diretto, cibo scadente, film top e rieccoci in Longobardia. La cosa bella di una serie che finisce è che ne comincia una nuova lunedì dopo. Nel prossimo video mi vedrete di nuovo negli Stati Uniti, anche se in realtà non avevo molta voglia di tornarci dopo questo viaggio, ma per una buona ragione, perché andiamo alle Hawaii, che sì, sono Stati Uniti tecnicamente, però è polinese, infatti non avete idea del viaggio che vi aspetta, sarà una figata, non vedo l'ora di portarvi con me. Intanto vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo che in descrizione trovate i link a Todo Cambia e Ovunque, i miei due libri che parlano di me che mi siedo su cose, vi linko anche il canale YouTube di Si Vola qui sotto e noi ci vediamo come sempre lunedì alle 19 con una nuova avventura. Buona settimana a tutti.